ombre lunghe di Cimalonga. Salve amici, oggi presentiamo questo libro. Lo stavo cominciando a leggere, poi mi sono ricordato che avevo un appuntamento con voi, ma soprattutto con l'autore. Passo subito a presentare il nostro amico Ulisse Loni. Buonasera Ulisse. Buonasera a te. Le ombre lunghe di Cimalonga, tu da un po' di anni, da qualche decennio sei 40. A Scalea, 40. Appena 4 decenni, e finalmente dopo il 15° libro, il 16° partorisci un libro su Scalea. Di cosa parliamo? Un omaggio. Intanto è un omaggio a questo paese che mi ospita da 40 anni. E ci tenevo a fare qualcosa che fosse qualcosa di diverso da quello che ho letto fino adesso su Scalea, perché a parte non andiamo a disturbare né il Calopresa né Metastasio, eccetera, oppure gli Spinelli, tanto per fare dei nomi altisonanti. Mi sembrava di dover dare qualcosa a questo paese, ripeto, che mi ospita da 40 anni, e quindi, essendo venuto a conoscenza di una storia forte, abbastanza cruda, che nasce praticamente con la protagonista negli anni canonici, quelli del 68, e che pare che qui il 68 non ha, il 68 non abbia lasciato nessuna traccia, e ho pensato di riportare questa storia perché si intrecciava bene anche con la vita politica di 40 anni che si sono le amministrazioni che si sono succedute in questi 40 anni qui a Scalea. Non a caso abbiamo avuto dei vari commissariamenti, che la dice lunga un poco sull'andamento. Quindi, se ho ben capito, un libro quasi di denuncia? Non proprio una denuncia. La denuncia scorre perché viene fuori da un tessuto particolare, perché il disagio della protagonista, anche per esempio nel solo trovare un lavoro in loco per poter soddisfare certe esigenze quotidiane, oppure per avere una casa, ecco, dimostrano un poco certe carenze a livello strutturale, a livello amministrativo, questo sicuramente, c'è dubbio. Sicuramente una storia presa dal vero, come dicevi, sì, ma probabilmente ha dei tratti romanzati per non... Per in forza quanto di cose. Si vive in una piccola realtà, quindi si potrebbe dedurre e puntare il dito, viceversa, tu certo, da nobile penna... Vabbè. Come sempre sei riuscito a dare il meglio. Questo libro stavolta è un po' più piccolo del solito, però sicuramente non è il peso che conta, ma quello è la c'è qualità dentro, che c'è certo dentro. Tu hai scritto, come dicevo prima, 16 libri, compreso questo. Già ne stai preparando un altro che è in fieri. È in fieri. Esatto. Quali sono i libri che più ti hanno dato soddisfazione? Il primo sicuramente. Io del primo ne ho fatto due versioni. Una per i locali, perché è autobiografia, parla dei miei primi 14 anni di vita in un paese agricolo come Acerra, dove era consuetudine, nel paese di Carnevale, a marzo, fare la rappresentazione dei mesi. Essendo un paese agricolo, ogni mese, o montando un cavallo, l'asino per quanto riguarda marzo, perché era pazzo, sì, e questi cavalieri che passavano poi, facevano il giro del paese, si fermavano nelle piazze e declamavano i loro motti, le loro poesie, le loro filastrocche, che erano poi ammonimenti, in effetti, per i contadini del posto, frutto della saggezza popolare. Questo movimento dei cavalieri per me era l'andare del tempo, il tempo che scorreva, che passava. Io vedevo questi cavalli, io ragazzino, piccolini, enormi, mi sembravano proprio dei cavalieri erranti, ecco. E quindi ho voluto raccontare cosa era il paese dagli anni da 43 al 57. Quando io passo dal terraneo soppalcato con vista sul marciapiede, che diventa
il titolo del libro per, in edizione scolastica. Sì. Come narrativa per la scuola. È una bella soddisfazione. Perché è microstorico il libro. E passo, ripeto, dal terreno soppaccato con vista sul marciapiede all'appartamento di Lina Casa. E io quando ho visto per la prima volta una mezza vasca e il bagno e l'acqua potabile in casa, ho baciato a terra. Eh sì. Perché finiva la mia promiscuità, praticamente, la promiscuità di casa mia, perché noi sul soppalco dormivamo in 6 persone. Mi fai venire in mente, scusa se ti interrompo perché ti conosco bene, mi fai venire in mente una commedia di Edoardo al quale tu sei un fedelissimo. Mi sembra di sentire Filumena quando racconta del basso, no? Ma vedi, io due cose non faccio mai. Non ho rimpianti e non dico mai ai miei tempi, perché ognuno è figlio del proprio tempo. Certo. E guai a fermarsi. Io non ricordo con piacere quei periodi, che tanta gente dice, perché ricorda. L'unica cosa bella era la fanciullezza, sì, la spensieratezza. Ma io ho sofferto la fame, ho lavorato, ho sudato per arrivare dove sono arrivato, tutto con grande sacrificio. E ricordo, io poi l'ho descritto, quando andavo a prendere l'acqua alla fontanina pubblica, al mio paese c'erano due fontanine, distanti tutte e due 300 metri, una a destra e una a sinistra. A Napoli si dice che ciorta. Allora io con due secchi di stagno zincato, so, tu sei giovane rispetto a me. Lo so, non lo so. Quelli disegnavano sulle gambe. Aspetta. Io poi, essendo il terzo maschio, portavo le scarpe dismesse dai miei fratelli. È normale, magari del primo, poi siete passati al secondo. Erano sempre un poco più grandi, infatti ho il piede più grande di tutti gli altri miei fratelli. È perché c'era la possibilità perché di crescere. Perché c'era la possibilità di crescere. Non solo, ma l'acqua che cadeva dai secchi, perché dovendo portare due secchi, avevo un'andatura ciondolante, che io dico alla Charlie Chaplin. Solo lui portava il bastoncino e tu l'acqua. Ecco, io portavo l'acqua. E l'acqua, andando nelle scarpe, facevo il cicciac. E quindi, sotto la pioggia. Ulisse, immagini che io non dimenticherò come si fa? Mai. Veramente posso dire, però, erano altri tempi, nel senso che la vita scorreva in modo diverso. Erano quei tempi. Ma non l'ho fatto solo io. Non li era il tempo io, che tutti i giovanotti, tutti, bene o male... Io dico tutto, per cui io non ero diverso dagli altri, superiore agli altri o meno. Era tempo in cui, tanto per dire, il solo vantarsi che la domenica si era mangiata la carne era un evento. Ogni tanto chiedo scusa ai nostri spettatori, perché quando si sta fra napoletani con una persona colta come Ulisse esce proprio spontaneo la napoletanità. È il colore. Ulisse, tu hai scritto anche delle commedie, addirittura sì. Hai scritto un libro in terzine in italiano e in napoletano, insomma, hai fatto tantissimo. Ne ho scritti più di uno, in effetti sono quattro, perché io ho scritto la storia di Napoli in terzina dantesca, in napoletano e in lingua, in tutte e due le versioni. E poi ho fatto una riscrittura della Divina Commedia, tutta quanta, 14.325 endecasillabi, perché solo a contarle oggi mi viene mal di testa. Io quando prospettai questo mio progetto al mio amico indimenticato, perché era una bellissima persona, prefattore di quasi tutti i miei libri all'inizio, il professore Montano, Aniello Montano, dell'Università di Salerno, titolare della cattedra di storia della filosofia, un grande uomo, diciamo che era il abate di Camus, e io ho letto un libro che consiglio anzi a molti, Il mistico senza Dio, parlo di Albert Camus. Ebbene, io quando prospettai questa cosa, Aniello mi disse, ma tu sei pazzo. Ma tu ti rendi conto che vuoi fare? Perché non era la semplice traduzione
dal volgare di Dante al napoletano. Era un'opera nuova, in effetti. Certo. Dove io vado a collocare, dopo 700 anni, personaggi del contemporaneo, del nostro secolo, cosa che fece Dante. Certo. Perché forse come scrittore mi sono preso una grande libertà, quello di mandare all'inferno, paradiso e purgatorio, tantissima gente, e questo ovviamente mi ha reso molto felice. Dato benissimo, perché poi, fra l'altro, io l'avevo pubblicato in proprio, ma ho avuto il piacere di essere rincorso e ricercato da Guida, perché aveva richieste e lui non le poteva soddisfare. È riuscito ad avere il mio numero di cellulare, non so come abbia fatto, per avere le copie. E invece, prima di passare di nuovo al tuo ultimo lavoro, volevo fare una specie d'appello. Da anni tu dici: io vorrei fare delle commedie in zona sull'Alto Tirreno cosentino, ma ahimè non trovo gente disponibile, attori, eccetera. Da questa sede, dalla sede di Santa Maria del Cedro, noi di Più S insieme a te vogliamo lanciare un appello. Io lo so che qua ci sono delle compagnie magari amatoriali, però, a parte che garantisco io, ma non è il caso, il maestro Ulisse Loni veramente sa scrivere e far divertire sul palco, perché è un drammaturgo con tante nozioni di napoletanità, il che mi sembra che fra le altre sia una delle patrie del teatro, no? Ed è il discorso. Non so se sai che ho fatto parte anche del centro anziani di Scalea. Sì. Lì avevo più o meno trovato i personaggi. Cosa strana, io non sono riuscito a fare la commedia perché non ho trovato due ragazzi che entravano nel cast e facevano parte dei personaggi per mettere in scena questa commedia. Due ragazzi. Quando poi, in una località piccola come Capo Miseno, siamo riusciti addirittura a fare durante l'estate una rassegna teatrale, partendo da due mie commedie, siamo riusciti a fare una rassegna teatrale dove poi ha partecipato anche il fratello di Vincenzo Salemme, Oreste, per dire. L'ho fatto alla Spezia, l'ho fatto a Como, l'ho fatto a Pieve di Cadore, insomma zone dove uno non poteva pensare, tradotto in italiano ovviamente, però a Scalea 40 anni non sono riuscito a trovare due ragazzi disposti a fare teatro. Diciamo che da questo momento noi ci auguriamo che non solo trovi due ragazzi, ma una compagnia già affiatata che si prenda magari, in carico magari. Una delle tue commedie, perché poi qualcuna io la conosco. No, ma poi sai che cosa c'è? Che non parliamo di grosse compagnie, no, certo. Parliamo di compagnie amatoriali. L'errore che fanno le compagnie amatoriali, sai qual è? Quello di mettere in scena commedie conosciute. Allora, se tu vai a fare una commedia di Edoardo, ti fai del male. Ti fai del male. È pacifico. Noi abbiamo visto con attori con anni sulle spalle, faccio un nome uno per tutto, Massimo Ranieri, fare Edoardo, ma mi perdoni Massimo Ranieri. Sì, può fare tanto, no, altro. Sì, preferisco. Allora, voglio dire, è meglio fare commedie non conosciute a livello nazionale, sì, sì, in perché modo che uno viene giudicato per quello che riesce a dare sulla scena. Sì, perché sennò è sempre posto come... Fa sempre il paragone. Il paragone, il sì. Paragone nasce spontaneo, comincia a sorgere in buccia. Io forse l'ho scritto nel giallo che sto scrivendo, perché sia il commissario che il pubblico ministero sono amanti di teatro, anche opere liriche, eccetera, e si parlava di Filomena Marturano in edizione Titina De Filippo. Io mi sono permesso di fare una critica. Edoardo
grandissimo, grandissimo, immenso, non aggiungo altro. Evidentemente all'epoca non avevo sotto mano un'altra attrice all'altezza. Come Regina Bianchi. Come Regina Bianchi, anche come Luisa Conte. Come Luisa Conte. Anche come Angela Luce. Stiamo parlando di un personaggio particolare. Certo, non era certo. Una prostituta. Una prostituta che riesce a fare invaghire un cavallo di razza, io dico uno che tirava le redini a parecchio cavallo Soriano. Come Domenico Soriano, magistralmente interpretato con Vittorio De Sica da Mastro Ianni e Sofia Loren. Sofia Loren ci stanno tutti perché c'è le physique du rôle, dicono i francesi. Mai come in quella commedia ci vuole il fisico del ruolo. Ora ditemi tutto quello che volete. Ti dirà De Filippo è una grande attrice, ma io non la posso. Ma che la cosa non la è credibile. Sì. Non è credibile come Filomena Marturano che mette in condizione una persona di venire meno al suo io, al suo al grande suo ego enorme che aveva Domenico Soriano e sottostare a un ricatto. Era un ricatto, sia pure a fin di bene, ma un ricatto come quello. C'è una femmina che è andata a far perdere la capa, parliamoci, posso usare il termine sì? Certo. Ecco, che è andata a far perdere la capa. E certamente di Tina De Filippo non era una donna che faceva perdere la testa. Nemmeno a 20 anni. Allora io in quel frangente, parlando di questa cosa, un piccolo appunto, al mio grande vate, lo devo fare. Perché è così. Torniamo un attimo al libro e poi purtroppo ci salutiamo. Di nuovo le ombre lunghe, chiedo scusa a Enzo, anzi lo saluto perché apro una piccola parentesi se mi consenti. Molti mi rimproverano perché dicono ma tu parli dell'ospite, ti metti davanti alla telecamera e non fai mai complimenti a Enzo De Rosa, il regista. Certo. A volte fra padre e figlio è difficile, sembra una cosa affittata come si dice a Napoli, quindi io evito. Però questa volta glieli voglio fare perché sì, si sta dannando l'anima col fatto che noi con i microfoni bung bang. Allora, questo è il libro di Ulisse Loni, L'ultima creatura, che parla di una storia vera, un po' romanzata certamente, certo. Le ombre lunghe di Cimalonga. Il costo è pure accessibile a tutti, certo. Non lo dico ma è accessibile. A Scalea si può trovare, lo diciamo, all'edicola certo. Di via Campanella, via Tommaso Campanella. Via Tommaso Campanella, sì. L'edicola che sta via Tommaso Campanella, oppure su Amazon. Oppure voi prendete spunto dal nostro numero in sovraimpressione su WhatsApp, ci telefonate e attraverso il maestro Loni vi indichiamo dove andare se vi sfuggono questi indirizzi. Va bene. Bene, vuoi aggiungere qualche appunto per questo libro? Assolutamente no, ripeto, io penso che sia una storia tutto da leggere perché è una storia forte, è una storia che prende e che dà una luce particolare su questo paese che pur essendo un paese sul mare, quindi aperto ai contatti, per certi versi è rimasto un poco chiuso come una sorta di cassaforte che la dice un po' lunga sul carattere un poco degli Scaleotti. Però ripeto, la storia finisce bene perché ringraziando a Dio c'è un epilogo positivo e con un omaggio al paese, perché io trovo che Scalea sia un bel paese. Oltretutto c'è un clima meraviglioso. Io me lo godo di più durante l'inverno, perché anche quando piove, la mezza giornata di sole, non esce manca sempre. Mai. Questo sole che penso che anche nel futuro possa dissolvere quelle ombre che io ho menzionato, ahimè, ho dovuto menzionare in questo testo. Io intanto ti ringrazio. Ringrazio e te. Mi auguro di rivederci presto. Speriamo. Ci hai dato l'onore di presentarlo prima nei nostri piacere, studi. Piacere. Grazie, questo bel libro. Io sono sicuro lo leggerò con calma perché i tuoi libri non sono per una fascia di età,
sono dai ragazzi che riescono a saper leggere ai novantenni con gli occhiali spessi. Intanto vi saluto insieme al nostro amico Ulisse Loni e ci vediamo alla prossima. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie ancora. Grazie Enzo.